Buonasera a tutti, approfittando di sempre Milan alle nostre spalle, perché sempre Milan è sempre Milan ed è davvero sempre Milan. Ne approfittiamo per fare il punto della situazione su alcune situazioni di stretta attualità, alcune cose dette e alcune cose non dette. L'agenda è Romagnoli, Piontek, Paquetà e il papà di Ken. Partiamo da Romagnoli. Alessio Romagnoli, del quale siamo tifosi dichiarati non da oggi, sta facendo una stagione normale, quindi per uno come lui, che è abituato ad ogni stagione a crescere, una stagione, diciamo, da dati Istat, quei dati dell'Istat quando parlano di crescita zero, ecco. Comunque una stagione importante, ma non sul livello delle precedenti. E dopo aver segnato uno dei gol di Italia-Armenia 9-1, nelle interviste post partita, stando almeno a quanto abbiamo letto sui siti, Alessio Romagnoli ha dichiarato: spero che al Milan possa esserci un'inversione di tendenza. È questa frase che vogliamo commentare rispetto al nostro capitano, del quale, ripetiamo, siamo tifosi dichiarati. I tifosi possono sperare, noi possiamo sperare, i protagonisti non possono permettersi di sperare, i protagonisti devono fare. Non arriva la manna dal cielo per uscire dalla nostra situazione orribile di classifica. Bisogna fare, non sperare. Bisogna fare azzerando tante cose, bisogna fare mettendo l'unica cosa che conta al centro del momento, che è il Milan. Quindi sperare è un verbo che non si confà alla nostra situazione. La nostra situazione bisogna fare, bisogna migliorare, bisogna decidere in meglio il destino della classifica del Milan. Sperare quindi non è una cosa che riguarda un protagonista, è una cosa che riguarda gli attori marginali, quali possiamo essere noi, gli attori fondamentali, quali possono essere i tifosi, ma non i protagonisti veri e propri che vanno in campo, soprattutto il capitano. Il capitano non deve sperare, deve incidere. Per quanto riguarda poi Piontek si è scelto una bella gatta da pelare. Piontek ha scelto pressione, ha scelto vento in faccia. Lui fino a questo momento è stato marginale nella stagione del Milan perché ha avuto difficoltà con il gioco di Giampaolo, e l'ha detto, perché quando va con la nazionale polacca dice la verità. E ha dichiarato che vuole essere un giocatore in grado di valere 70-80 milioni. Bene, bella sfida, bella scelta. Bisogna adesso sostenerla. Ha avuto coraggio Piontek nel dire questa cosa dopo un primo quarto, un primo terzo di stagione poco esaltante. Piontek ha sofferto la situazione di Giampaolo, però sia con Giampaolo che con Pioli Piontek ha messo alti dei palloni che il Piontek della scorsa stagione metteva dentro occhi chiusi, e quindi la strada, e lo dice anche lui quando dice mi guardo allo specchio, mi guardo dentro, la strada per tornare quel Piontek e quindi per tornare a incamminarsi sulla strada dei 70-80 milioni è quella di fare almeno quei tre gol che abbiamo negli occhi e che Piontek non ha fatto in questa stagione: la palla messa alta di testa, tutti e tre di testa, la palla messa alta di testa sullo 0-0 nel derby, la palla messa su Sirigu sul 2-1 di Torino-Milan e la palla messa alta all'inizio sull'assist di Suso contro la Juventus. Ecco, fare questi gol e altri è la strada per arrivare a 70-80 milioni. È stato coraggioso Piontek nel rimettersi al centro dell'agone con quella dichiarazione. Adesso bisogna sostenerla, perché anche qui c'è una speranza, una volontà di arrivare a valere tantissimo. Ecco, bisogna fare in modo che questo accada. Abbiamo parlato fino a questo momento di cose dette da Alessio Romagnoli e da Chris Piontek. Lucas Paquetà è stato al centro in questi giorni di un dibattito tremendo, perché per un brasiliano parlare della maglia numero 10 della Seleção significa parlare del proprio DNA, della propria essenza, della propria esistenza di innamorato del calcio. Rivaldo, il Cititite, il Brasile, la numero 10, la Seleção, insomma, Paquetà ha rischiato di essere stritolato da questi concetti forti. È stato zitto, è andato in campo e ha segnato. Ecco, così si fa. E così bisogna fare, così si deve fare. Paquetà, che avrebbe potuto segnare con Lecce, non l'ha fatto. Avrebbe potuto segnare con la Lazio, non l'ha fatto. Avrebbe potuto segnare con la Juventus e non l'ha fatto. Aveva segnato con la Roma, ma il gol gli era stato annullato e Stefano Pioli gli ha detto che se fosse scattato al momento giusto quel gol l'avrebbe fatto. Ecco. Essere stato al centro di un dibattito tremendo come quello sulla maglia numero 10 del Brasile, aver risposto con i fatti e non con le parole, aver segnato, adesso deve essere un punto di partenza, un punto di partenza per tornare a far bene nel Milan e a fare soprattutto i gol nel Milan, perché sono i gol che mancano a Paquetà, perché se arrivano i gol poi anche tutto il resto della sua prestazione viene valutato in maniera diversa. A proposito di parole, il momento brutto del Milan, che purtroppo perdura anche se c'è stata qualche parentesi felice dal 12 gennaio 2012, è confermato dalle parole del papà di Ken.
Ken che parla del Milan in maniera gratuita, inopportuna, non desiderata. Ecco, quando il Milan tornerà ad essere il Milan, ed è quello per cui alle mie spalle si sta lavorando duramente ogni giorno, ecco, parole come quelle del papà di Ken non le dovremo sentire. E non le vorremmo sentire più, e già non le vogliamo sentire adesso. Però bisogna fare come Paquetà, stare zitti, incassare e dimostrare. E lo facciamo anche noi. Chiudiamo con Ibra, non l'abbiamo messo in scaletta all'inizio perché sennò ci dite che lo facciamo apposta per fare i click. Nessun aggiornamento, nulla di nulla. Io dico solo una cosa, e questo credo che anche i tifosi rossoneri di buona volontà, pur nella competizione sportiva, non facciano fatica a sottoscriverla. Se in un momento così delicato della propria vita Sinisa Mihajlovic ha davvero strappato una promessa a Zlatan Ibrahimovic, che sia, perché sarebbe una bellissima storia quella, nel momento particolare che sta attraversando Sinisa Mihajlovic, di vedere rispettata la promessa di Ibra. Io personalmente, che mi reputo una vedova inconsolabile di Zlatan e inconsolata di Zlatan Ibrahimovic, ne sarei felicissimo se in questo momento particolare della sua vita Mihajlovic ricevesse l'abbraccio di Zlatan. Poi evidentemente non decidiamo noi, non tocca a noi decidere, tocca a Ibra, tocca a chi ne cura legittimamente gli interessi, insomma non siamo noi che decidiamo, però saremo felicissimi se venisse qui. Non crediamo che alla fine venga qui, non crediamo nemmeno che alla fine torni in Italia, possiamo sbagliarci, possiamo essere smentiti. Però se davvero dovesse esserci il coronamento di quella promessa in un momento particolarissimo della vita di Sinisa Mihajlovic, per noi sarebbe semplicemente una bellissima storia. Buona serata a tutti.